guru guide dei paesi lontani, se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura gadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'imessavi gulli greci e bizantini, uniti in ciasto stile o gulli giamaicani. E da avere questa notizia qua della convocazione è una cosa molto importante, emozionante, ma cioè, non mi culo su questo. E prima giocavo a Carovigno, poi sono andato a finire a Montegranaro, cioè questo Montegranaro non è? Nelle Marche. E poi sono ritornato per problemi un po' familiari, un po' scolastici, diciamo. E poi mi sono continuato ad allenare qua a Carovigno con Carovigno e Ostuni con Maurizio Santoro. E ho fatto la Serie D qua. Non me l'aspettavo perché era da tanto tempo che non mi riconvocavo. Era stato convocato a un raduno, ma 2 anni fa, era ancora piccolo. Un raduno di. Però c'erano molto più persone, si chiamava PQN, non era proprio nazionale under 16. È una cosa molto importante perché sono passati molti giocatori importanti. Dov'è il primo raduno? Dov'è? Il primo raduno che ho fatto, questo qua che devo. No, quello che devi fare. Allora, questo raduno qua devo farlo a Giuliano Valido, in provincia di Teramo, e devo stare 3 giorni, dal 2 al 4 aprile. L'emozione è stata sempre un'emozione forte, perché però. Cioè, è stata un'emozione forte, ma ci ho sempre in testa di continuare a lavorare duro perché poi questa cosa continua, magari se. Anche per essere riconvocato e magari andare a fare l'Europeo e altri tornei che si possono fare con la nazionale. Ma la scuola come va? Che scuola frequenti? Faccio il secondo scientifico. Dove? Austuni? Austuni, Austuni. E i ragazzi, i compagni di scuola che dicono? I compagni di scuola sono molto contenti e infatti mi sostengono. I genitori invece? I genitori, mia mamma soprattutto, molto contenta. Allenatore responsabile di tutto, allenatore molto, cioè, molto felice, anche perché cioè, è anche un risultato per lui, per avermi cresciuto, per Maurizio Santoro. E penso sia la prima volta che capita una cosa. Sì, praticamente anche se ci sono stati altri ragazzi, a me mi hanno convocato da titolare in nazionale, non riserva a casa. Più come cestista, come ti definisci, sì, le caratteristiche tecniche? Molto versatile, anche perché cioè, sono la tua migliore qualità? Vabbè, la mia migliore qualità è attaccare con la mano sinistra, perché sono mancino molto, ma devo migliorare anche con l'altra mano. Sono poi un'altra cosa molto importante, che sono alto, sono 2 metri, però riesco a giocare esterno, è una cosa positiva. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure quelli dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue cadieni, dai più valore alla cultura cadieni.